Dopo l'esplicita apertura dell'assessore Nicoletta Verì su Villa Mosca come possibile sito per il nuovo ospedale, in tanti hanno espresso massima soddisfazione su questo nuovo fronte aperto dalle principali istituzioni. E così, dopo le parole del presidente del comitato Pro Mazzini, Bucciarelli, arrivano anche le dichiarazioni raccolte dal TG8 di un entusiasta Fabio Benintendi, responsabile provinciale della CISL Teramo. Finalmente è tornato di attualità il tema della localizzazione del nuovo ospedale di Teramo. Sembra ormai acclarato che il nuovo nosocomio sarà realizzato nell'area di Villa Mosca e a questo punto ci attendiamo, che in tempi rapidi vengano posti in essere tutti gli atti necessari a formalizzare questa volontà. Ben intendi, ovviamente ora la questione tempo è importante, per non dire fondamentale. Ci attendiamo appunto che tutto questo avvenga con estrema urgenza perché la realizzazione del nuovo ospedale, che a parere degli addetti ai lavori dovrà essere un ospedale per acuti, è solo uno dei tre pilastri su cui fondare la riorganizzazione dell'offerta sanitaria anche sul nostro territorio. Un nuovo nosocomio sottintende una migliore offerta sanitaria, ovviamente non perdendo di vista le strutture esistenti e la loro destinazione. Il secondo pilastro da definire, una volta per tutte consiste nel capire quale dovrà essere la destinazione degli altri presidi ospedalieri esistenti sulla provincia di Teramo e ci rendiamo conto che incalzare su questo tema possa creare a molti imbarazzo nell'imminenza di una campagna elettorale regionale. Il terzo aspetto, altrettanto decisivo, è quello di, dare seguito, utilizzando le risorse già messe a disposizione, alla riorganizzazione della medicina territoriale. Qual è l'invito che fa agli attori protagonisti di questa vicenda? Riteniamo indispensabile anche in questa occasione invitare tutte le istituzioni coinvolte, tutte le autorità coinvolte a muoversi rapidamente, perché come è noto i bisogni della cittadinanza in materia sanitaria sono sempre più urgenti. C'è la necessità di dare delle risposte adeguate alle tante cittadine e tanti cittadini che ormai purtroppo sono anche costrette a rinunciare alle cure sanitarie. Teramo ce la può fare, ha bisogno però di agire in fretta, ha bisogno di una classe dirigente che si assuma fino in fondo le proprie responsabilità.